Bari ha ricordato venerdì scorso Paola Labriola, la psichiatra uccisa il 4 settembre di 2 anni fa da un paziente del centro di salute mentale del quartiere Libertà. Giovedì mattina, in via Tenente Casale 19 a Bari, sede del centro dove lavorava e ha trovato la morte Paola, amici, colleghi, parenti e conoscenti hanno deposto un fiore per lei e alle 11 nella chiesa del Redentore si è tenuta una messa. In serata poi in cattedrale l'orchestra sinfonica della provincia di Bari si è esibita in un concerto in collaborazione con l'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bari. La commemorazione di questo triste evento, ha dichiarato la vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Puglia, Wanda Vitone, ripropone riflessioni e interrogativi sollevati immediatamente dopo l'efferato delitto, ma che si impongono ancora con forza all'attenzione degli amministratori della sanità, dei professionisti della salute mentale e dei cittadini. Gli episodi di violenza, soprattutto nei confronti di donne e minori, avverte Vitone, diventano sempre più frequenti. Si assiste ad un ampliamento di patologie psichiche, allo sviluppo di nuove dipendenze con conseguente crescente domanda di salute mentale. L'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia ha chiesto con forza agli amministratori della sanità di porre attenzione alla sicurezza nei posti di lavoro affinché assuma un significato la morte violenta della dottoressa Labriola e la data del 4 settembre non si riduca ad una sterile e vuota commemorazione.